un espresso. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abbate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rose aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Il regalo mio più grande. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, Lido Conca del Sole, Confartigianato Taranto, Covertech SRL, Edil GS, Hotel Europa, Icea Noleggi, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar, Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Villa Puglia. È venerdì e ci siamo, non potevamo non esserci. Beh, una puntata, quella di stasera, dell'Occhio di Abbate, particolarmente ricca. Parleremo di quanto in genere non si dice, di quanto si tiene nascosto, la classica polvere che si mette sotto il tappeto. Mi riferisco ai fatti e ai misfatti dell'Ilva. Affronteremo, analizzeremo il problema Ilva, considerando la situazione attuale, oggi, rebus sic stantibus, ma anche considerando l'eventuale dopo Ilva e quali sono le responsabilità degli enti locali in materia. Quale futuro tracciare con o senza Ilva? E quindi le responsabilità, lo ripeto, della nostra classe politica. All'Ilva si continua a morire, come prima e più di prima, all'interno dello stabilimento e fuori dello stabilimento. Insomma, una puntata che ovviamente poi si colorirà di aspetti politici, perché poi chiaramente tutto il sistema Taranto, Ilva e non Ilva, Ilva e oltre l'Ilva, beh, necessariamente deve fare i conti con la classe politica, con i nostri rappresentanti istituzionali. E andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a partire da una new entry. Noi diamo spazio a tutti, qui ci sono volti nuovi, volti che in altre realtà televisive
Ora non voglio fare polemica con nessuno, non c'è spazio, noi diamo spazio a tutti, a chi vuol dire la sua. Vincenzo De Marco, buonasera. Operaio dell'Ilva, parleremo di Ilva, ci rilascerà delle dichiarazioni molto ma molto significative. Vincenzo De Marco, io non lo conoscevo, mi ha mandato, ci siamo conosciuti in chat, vero De Marco? Sì, è vero. Mi ha esposto la sua volontà di esprimersi liberamente. Qui, come vedete sulla scritta, l'informazione libera della città, la TV senza padroni, qui si dice tutto, non ci sono censure. Mimmo Cotugno, consigliere comunale del eletto nel Partito Democratico. Ancora PD, non si sa. Si sfoglia la margherita. Vedremo. La margherita, quella di Pedillo, si sfoglia o non più? Assolutamente. Sì o no? Assolutamente. Parliamo di PD, non parliamo PD. Di frange. Ma il PD non è dominato da Pedillo, politicamente parlando? Per la verità, l'unico segretario riconosciuto e riconoscibile che possa non possa essere d'accordo si chiama Renzi. Poi c'è Emiliano. Ma qui c'è Musillo. E poi c'è però. Musillo. Ah. C'è Musillo. Ma Pedillo è altra cosa. Ecco, vabbè. Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti, Massimo Battista. Ma innanzitutto buonasera e grazie dell'invito, che oggi esternare il proprio pensiero in questa città è diventato veramente difficile. E io ne so qualcosa. Lo dice anche a me, quindi ho subito come te le stesse angherie in questa città. Però mi preme dire che anche io sono un operaio Ilva, quindi sono dal 98 infatti. Prima di entrare in studio, Battista, un uccellino tuzzava, come si suol dire a Taranto, il becco sulla vetrata della mia finestra e diceva: Massimo Battista candidato sindaco. No. Non esageriamo adesso, io ho fatto sempre politica dal basso, quindi può darsi che sia un uccello che legge nel destino, nel futuro. Ho sempre esternato il mio pensiero libero. Il commissario provinciale di Forza Italia, il dottor Michele Difonso. Dottor Difonso. Forza Italia che al di là dei gufi, parlavamo di uccellini e uccellacci, che ha retto abbastanza bene a Taranto. Poi parleremo anche di quello che accade nel centrodestra, i fratelli Coltelli, no? Berlusconi Fitto, vabbè. E parliamo di Ilva. Qualcuno mi dirà: ma sempre di Ilva si parla? Beh, il sistema Taranto è indissolubilmente purtroppo legato all'Ilva e bisogna fare i conti con l'Ilva. Una mia opinione, se non ci fosse staremmo molto meglio, tanta gente starebbe sulla terra e non in paradiso, ma lasciamo perdere. Partiamo subito da Vincenzo De Marco, un operaio dell'Ilva. Allora, De Marco, lo dicevo all'inizio della trasmissione, lei mi ha contattato e mi ha voluto manifestare la volontà di dire, io voglio dire, le ha detto, quello che in genere si tiene nascosto. Cosa accade in Ilva? Effettivamente sono garantite le misure di sicurezza? Perché sentiamo parlare di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo decreto, sta per arrivare l'ottavo, si fanno le grandi adunate plenarie, si parla di sicurezza sui posti di lavoro e poi il povero Alessandro Morricella diventa una torcia umana e vergognosamente Morricella brucia. L'ennesima torcia umana. Brucia, muore bruciato dalla ghisa. Poi l'Ilva esprime la propria vicinanza alla famiglia, alla faccia. Lasciando la produzione invariata, però. Prego. Lasciando l'impianto in marcia. Niente, buonasera. Massimo lo sa meglio di me perché ci lavora da un paio di anni prima, il stabilimento. Niente, io ti ho contattato e ci siamo sentiti perché mi premeva ancor più oggi, dopo la morte di Alessandro, che era un collega e operaio, ma soprattutto un amico, perché io lavoro in Alto Forno 4, che diciamo che è quello, l'impianto più nuovo dello stabilimento, perché è stato buttato a terra e ricostruito. Invece Alessandro lavorava sul 2, però i vari forni, il personale sui vari forni ogni tot periodo viene smissato, quindi ci conoscevamo bene, un bravissimo ragazzo. Niente, quello che succede in Ilva, diciamo che negli ultimi anni, io sono entrato dopo qualche anno dall'insediamento della famiglia Riva,
una famiglia di martiri, diciamo, secondo la moglie di Emilio Riva. Fra poco li faranno santi. Sì, lo dico sempre in tutte le presentazioni, anche fuori dalla Puglia. Dicevo, mi premeva... Per me è giusto che qualcuno arda all'inferno, ma questo lo stabilisce il Padre Eterno. Prego. Dicevo, mi preme ancora di più in questi giorni perché Alessandro era un amico, Silvano Sterzi era un amico, Alessio Massafra era un amico, e tu potrei fare un elenco dal 95 ad ora. E niente, io dopo la morte di Silvano 5 anni fa, un ragazzo, un amicone, un collega, perché noi là dentro siamo quasi fratelli, perché passiamo 8, 12, 16 ore al giorno insieme là dentro. Ecco, ma mi perdoni De Marco, andiamo proprio alle criticità, perché per quanto riguarda quello che è accaduto ad Alessandro Morricella, beh, non è stato un fulmine a ciel sereno, perché pare che alcuni giorni prima vi fossero state delle denunce, vi fossero state delle avvisaglie su quello che poteva accadere e che sventuratamente è accaduto. Cosa c'è di critico negli altiforni? Negli altiforni, l'altoforno è uno degli impianti più pericolosi che sta all'interno dello stabilimento, non che gli altri siano ecco, ma proprio gli sicuri. Aspetti più rischiosi. Gli aspetti critici sono proprio il campo di colata. Il campo di colata, da quando sono entrato in stabilimento nel 2000, ma anche prima era così, ci sono stati altri morti, Portulano che cadde nella rigola della Ghisa, ma potrei fare tanti nomi. Il campo di colata è sempre stato quello. Ha avuto sempre quella conformazione, sì, ci sono i copririgola, c'è quello, c'è quell'altro, però effettivamente il getto della Ghisa è lì, cioè le temperature si prendono... Eppure le normative cosa dicono? Poi ne parleremo con Battista. Niente, le normative, diciamo che... cioè si dice tu sei esposto davanti a un possibile schizzo, un arrivo di Ghisa, uno schizzo mortale di Ghisa e lasciamo tutto così? Ci sono i DP, secondo il SIL, secondo i vari enti di sicurezza interni di una fabbrica privata, perché adesso è un'amministrazione controllata, però parliamo sempre di una fabbrica privata. C'è il SIL che ti dice che devi mettere la cappottina, devi mettere l'elmetto. Ma se al povero Alessandro Morricella si era liquefatto il casco, la Ghisa lo aveva praticamente, aveva liquefatto il casco, figuriamoci la carne, le ossa, che fine fanno? Io voglio dire una cosa, che Alessandro è morto qualche giorno fa, tanta altra gente è morta prima, tanta altra gente morirà, potrebbe anche succedere ora mentre noi stiamo parlando qui. Perché è giusto il sequestro, giustissimo. Il sequestro della FO2 a tuttora, io non sono il prevosto, qua c'è gente. Ok, ora parliamo. Allora, Cotugno, quello che è il suo partito, almeno il partito in cui lei è stato eletto, il PD, ha salutato positivamente i 7 decreti. Ora non so qual è la sua posizione. Iniziamo a ragionare non come partito, non come politica, ma come cittadino di Taranto. Quindi lei prende un po' le distanze dal PD? No, io assolutamente, io sono un cittadino di Taranto, non penso che i decreti così come sono saranno la risoluzione dei nostri problemi. E mi preoccupa soprattutto quando si fanno saltare commissari straordinari tipo Ronchi, che forse era una delle poche persone che poteva pensare realmente di dare una svolta all'Ilva. E quindi questo mi preoccupa come cittadino e mi preoccupa anche come politico. Sarei un attimino attento però quando iniziamo a far uscire fuori che siamo fratelli perché si lavora in fabbrica per 16 ore continuative. I turni in una fabbrica di quella vanno rispettati e gli straordinari si possono anche saltare. Perché se questo è il messaggio, lei ha parlato in senso metaforico, che c'è gente che lì dentro ci vive per anni e ci convive per 8, per 12 e per 16 ore. Non ho detto che l'infortunio avviene anche, perché lavoriamo e questo ore. È anche grave, perché questo è il grave di ciò il che grave accaduto. Il grave sono le istituzioni. Senta, mi fa parlare. Se posso dire una cosa? Senta, mi fa parlare. Vabbè, lei senta, mi fa parlare. Tanto le istituzioni hanno sempre parlato così, a tanti.
Taranto e nella provincia di Taranto. Ecco perché poteva fare istituzione e non addebiti le morti delle persone e degli operai alle istituzioni. Diciamo che tutto un insieme di cose ha fatto in modo che anche Ilva pubblica si riducesse, perché l'ha appena detto lei, i campi di colata sono gli stessi dal 1965, da quando l'Ilva è arrivata. Quindi di conseguenza noi abbiamo un vulnus, non sono industrialista, tantomeno posso pensare come DNA di difendere Riva e la famiglia Riva. Però una serie di accortezze, perché in quella fabbrica non ci ha voluto andare a lavorare? Perché aveva paura di quella fabbrica e tantomeno ha spinto per entrarci in quella fabbrica. Però a Taranto, dal 66 in poi, abbiamo distrutto una città, proprio perché una città è un intero territorio, proprio perché l'Ilva sembrava essere la risoluzione di tutti i mali di questa città. E queste bonifiche, Cotugno, le bonifiche, cioè, se non, che servono le bonifiche se non si rimuove la causa originaria? Che mi auguro è che le bonifiche, se mai saranno fatte, siamo proprio, come si suol dire a Taranto, a Cissi, se ancora stiamo dicendo se mai si faranno. Allora, siamo proprio a Cissi, a Bari, chiedo scusa, direbbero siamo frecati, perché questo è un emittente regionale, uso varie terminologie. Devi farmi parlare, perché i pensieri bisogna estrinsecarli tutti, perché se qui pensiamo di fare bonifiche tipo Bagnoli, perché questa è la cosa che diciamo in questa città, con le bonifiche questa città campa, non ci siamo proprio, perché Bagnoli è rimasta, altro che terra dei fuochi, è rimasta una bomba ecologica, dove quei 5.000 posti di lavoro, il territorio, li ha persi in maniera totale nel giro di 10 anni. Bagnoli 2000 aveva all'inizio del 2014 soltanto 12 dipendenti, più l'amministratore delegato, da 5.000 posti di lavoro. Cioè noi qui dobbiamo capire cosa fare. Tutto che però cosa per virtù dello Spirito Santo è accaduto a Bagnoli, o c'era qualcuno che governava? No, c'era qualcuno che governava sicuramente, e che non ha fatto arrivare quei soldi per le bonifiche. Sapete quanto occorre fare la bonifica e, come dice qualcuno, la chiusura dell'Ilva, oltre al prezzo che pagheremmo in qui la dobbiamo tenere aperta l'Ilva? L'Ilva va ambientalizzata. E se non si riesce ad ambientalizzarla? L'Ilva va ambientalizzata. La cosa che più mi preoccupa è che qui facciamo finta di non aver compreso che si sta facendo in modo che l'Ilva abbia un prezzo notevolmente basso, venga completamente deprezzata per venderla a qualcuno che intende tagliarla, lasciarci il buco ambientale da 10 miliardi e la tagli e diventi monopolista mondiale dell'acciaio. Però se l'Ilva fa quello che fa e non vengono rispettate le misure di sicurezza, poi non mi riferisco a lei, altri se la prendono con la magistratura. E la magistratura che dovrebbe fare? Dovrebbe dire continuate a morire, facciamo le catombe a Taranto. La magistratura, così come ha fatto con Riva, dovrebbe iniziare anche ad agire, perché sta nel suo DNA dover agire anche sullo Stato, se questo, che adesso che è sia responsabile a tutti gli effetti dell'Ilva. Comunque, magistratura non può soltanto, e bene ha fatto ad intervenire sulla famiglia Riva, ad intervenire fortemente, spero che fino alla fine si concluda allo stesso modo la storia di Riva. Cotugno, un problema è questo, si è detto, no? Dobbiamo ambientalizzare, dobbiamo rendere compatibili le ragioni industriali della produzione con la salute. Iniziamo a comprendere se intendiamo. Alcuni mesi fa il pubblico ministero Mariano Buccoliro, non io, testualmente ha dichiarato: la situazione nelle cokerie da 2 anni a questa parte è praticamente rimasta immutata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a tenerci i dati inquinanti o dobbiamo chiudere la baracca? Senza che nessuno si offenda in questa città, ma ho l'impressione che anche chi parla, anche a livello di magistratura a volte, perché io non capisco perché sembra che tutto il problema Ilva sia dal 2012 in poi, ma prima.
in quell'Ilva, dall'Ilva pubblica ai primi 15 anni, 16 anni di Riva, dove stavamo tutti quanti? Siamo d'accordo. Dove stavamo tutti quanti in questa città? Sembra che il 2012 è arrivato l'unto dal Signore che ha detto come basta, Cotugno è come Mani Pulite. Come Mani Pulite. Prima si mangiava e si beveva. Mangiavano e bevevano tutti. Ho l'impressione, la classe politica, alcuni sindacalisti, le emittenti televisive. La classe imprenditoriale. Tutti mangiavano e bevevano. E tanto di classe imprenditoriale che continua a vivere là dentro. Perché non è che possiamo dimenticare che a Taranto esistevano 353 ditte di appalto con Ilva pubblica, poi ridotte, poi no, è famiglia. Abbiamo tanti passaggi. La trasmissione dura due ore, avremo tempo, se no diventa monotono. Perfetto. Infatti, allora, Massimo Battisti, ti faccio fare la domanda. Sì, ho sollevato l'attenzione su questo aspetto. Ben vengano le bonifiche. Però per ora bloccate, anche qui evidentemente qualcosa non funzionava, no. Se arriva lo special e dice alto là, fermiamoci, ma che senso ha, è giusto bonificare per carità, ma il problema deve essere affrontato e ridotto alla radice. Luigi, prima di passare all'aspetto delle bonifiche che si stanno effettuando, le bonifiche farsa le chiamo io sul quartiere Tamburi, la settimana scorsa siamo stati sul quartiere, abbiamo bloccato queste bonifiche farsa, poi mi addentrerò sul problema. Però sentendo Cotugno, questa è la riprova di chi non conosce assolutamente quella fabbrica. Sinceramente, e questa è una riprova che come in tutti questi anni... Tutti i politici che sono stati invitati nei salotti tarantini vanno a parlare di uno stabilimento come se fosse, come se ci trovassimo in via d'Aquino a bere un caffè. Non conoscono effettivamente di che cosa si sta parlando. Perché io vorrei ricordare, e spero che l'ho ribadito in tante circostanze, e stasera spero che sia l'ultima, i decreti sono 6, non sono 7. Non sono 7. I decreti sono 6 e un'autorizzazione integrale per quello che Pelillo decantava, sì, il settimo. No, quella è un'autorizzazione per la Mater Grazia. Ho capito. Allora, quando noi parliamo, dobbiamo andare al nocciolo della questione e vengo al dunque. Quando noi sequestriamo degli impianti con facoltà d'uso, già lì qualcosa non funziona. Già qualcosa che lì la magistratura ha individuato. Però nonostante questo si manda la gente a lavorare. In tantissimi impianti dove la gente è consapevole che va a lavorare in un impianto dove la magistratura ha dichiarato che quell'impianto è fatiscente ed è pericoloso. Già questa è un'anomalia. Uno. Due. Per quanto riguarda ambiente svenduto, qualcuno mi deve spiegare, perché qui si decanta tanto la magistratura che ha fatto un lavoro abbastanza repentino, però io dico... Non è andata fino in fondo, perché qualcuno mi deve spiegare perché Ambiente Svenduto nasce in un momento storico della politica tarantina, con chi ha ancora tuttora delle ditte all'interno di quella fabbrica, e perché poi in Ambiente Svenduto vengono messi due morti bianchi che non hanno niente a che fare con disastro ambientale. Se parliamo di disastro ambientale non vedo che cosa c'entrano le morti bianche. E poi non capisco, e mi riferisco al signor Cotugno, visto che parla del 2012, il suo amico e compagno Ludovico Vico ha preso 49.000 euro dalla signora Riva, quindi è sotto tutti gli occhi di tutta la platea italiana, come Vico e anche l'ex amico fratello coltello Raffaele Fitto. Quindi che cosa stiamo parlando? Per parlare anche di Pierluigi Bersani che ha preso 98.000 euro. Quindi di che cosa stiamo parlando? Vi posso garantire oggi, qualcuno mi sventisca e mi guerrilli, che l'Ilva a me mi ha offerto 250.000 euro per andare via. Io sono rimasto al mio posto perché ho una dignità e devo guardare i miei figli negli occhi. 250.000 euro, e qualcuno mi smentisca, perché sono una persona pulita. Sono un operaio e tutte le mattine mi rego sul posto di lavoro, come sono stato 6 anni mobbizzato giù a lungomare. Allora di che cosa stiamo parlando? Quando venite, per favore, se non sapete di che cosa state parlando, per piacere siamo in silenzio, perché c'è gente lì che tutti i giorni entra in quella fabbrica e non sa se torna a casa. Quando l'amico prima diceva 16 ore,
forse non conosce il contratto nazionale, dove prevede quando non c'è il cambio, volante, bisogna rimanere per 4 ore e prolungarlo per 16 ore. Okay. Detto questo, per quanto riguarda le bonifiche, ma vi sembra normale che si spendano 2 milioni di euro di soldi dove si fanno delle bonifiche? Mettiamolo in favore della telecamera. Delle bonifiche a spot si fanno, come se io qui adesso sono inquinato e l'amico di Ponzo non è inquinato. Questo sta succedendo a Taranto, siamo intervenuti sul quartiere un gruppo di cittadini e dove lo Spesal ha individuato che la ditta vincitrice di quell'appalto non aveva i documenti a posto. Le responsabilità di chi sono? Del comune, dell'ente comunale che non ha controllato. Quindi stiamo parlando di un comune, di un'armata Brancaleoni che non sa fare il proprio lavoro. Io non ho, Cotugno, condiviso una scelta che... Nonostante la morte di Alessandro Moricella, a Taranto non sia stato proclamato il lutto cittadino. Nella scorsa puntata il vice sindaco Lorunci ha detto ma Moricella era di Martina. Ma al mio paese Moricella è morto, poveretto, a Taranto. Martina Franca non si trova in Amazzonia. Quindi mi sembra, do per scontata per carità la buona fede del primo cittadino, però... Insomma, proprio una brutta scivolata, proprio brutta, anche dal punto di vista proprio formale della capacità di rappresentare una comunità sofferente e morente. Sicuramente morte, cioè il lutto cittadino bisognerebbe farlo ogni qualvolta c'è un morto sul lavoro. Certamente. E non esiste solo l'ILVA dove ci facciamo campagna elettorale. Non esiste solo l'ILVA. Certamente. Certamente. Chiedo scusa, visto che sono stato tirato in... Parli. Vabbè. Volevo dire una cosa. Il signore è un pochettino nervoso. No, non sono nervoso. È un pochettino io ho visto perdere la vita a colleghi e amici. Ho visto perdere la vita a tanti colleghi, a tanti colleghi che non lavorano in Ilva, ma sono morti per amianto. Appunto. Quindi di conseguenza quando si tratta di perdere la vita ogni operaio che muore per motivi di lavoro è uguale dappertutto Cotugno, però qui è morto un'anima di Dio, un padre di famiglia di 32 anni, sia Ilva sia Cementir sia Eni sia qualunque realtà all'interno della serale militare. Benissimo, facciamoli uscire. Sai quante ce ne sono? E questa città è sempre... Ma non è che va al comune Mezzo Gaudio. Da qualche parte prendevano... Allora, scusami, lui... Calmiamoci un po'. Dopo, c'è Di Fonso, Cotugno, basta così. Di Fonso è giusto che parli. Lei, Di Fonso, conosce bene la realtà ionica, lei è un commercialista, quindi tasta bene il polso dell'economia. Un sistema Taranto che comunque è indissolubilmente nel bene o nel male legato all'Ilva. Quale scenario futuro possiamo prefigurare? Perché qui ci sono varie aziende che gravitano in quell'orbita. Sì, proprio rispetto a questo volevo un attimo fare una puntualizzazione. Innanzitutto sulla questione legata sia alle bonifiche ma anche alla messa in sicurezza dell'Ilva, perché la cosa che mi lascia un attimo perplesso è che in questo momento, nonostante vari decreti, non esiste un programma ben definito che parli in maniera puntuale e delle bonifiche e della messa in sicurezza dell'Ilva, perché la mia speranza è che uno Stato che in questo momento governa, no, la situazione Ilva attraverso i propri commissari poteva perlomeno paventare una situazione un po' più chiara rispetto a una serie di norme che potessero regolare, ripeto, purtroppo tutta una serie di fatti e accadimenti che ormai ci vedono protagonista da parecchi anni, così come chi mi ha preceduto ha puntualizzato. Rispetto al decreto, all'ultimo decreto in cui noi parliamo di un decreto salva Taranto che vede una serie di
situazioni che potevano, secondo quel decreto e secondo come è stato decantato quel decreto, tutta una serie di norme. Scusa, questo decreto, settimo decreto salva Ilva, salva Taranto, dice lui, per me salva Ilva, rappresentava una svolta, un momento epocale per Taranto. Sì, rispetto allo stesso decreto, diciamo, che prevedeva una serie di step, no? Perché il fatto stesso che aziende che hanno sempre operato nell'ambito dell'indotto oggi si ritrovano a dover avanzare fior di milioni, centinaia di milioni da parte dell'Ilva, e che comunque dovevano essere in qualche maniera, tra virgolette, tutelate da una prededucibilità di cui parla il decreto stesso, ma soprattutto il fatto stesso che dovesse essere costituita una NewCo che poi in qualche maniera doveva poi assorbire o comunque prendere in fitto l'Ilva stessa per poi portarla successivamente attraverso questa governance da parte dello Stato poi alla vendita, in realtà oggi non vediamo né la NewCo né le aziende stesse che hanno... Alfonso, la stoppo un momento. Prego. Però se il sistema Ilva è arrivato dove è arrivato, sì, beh, evidentemente ci sono stati anche ci sono state delle responsabilità politiche. Forza Italia ha governato per anni e anni il paese e c'era l'Ilva. Cioè, la situazione di oggi è figlia di tanti peccati mortali che si sono susseguiti e si sono stratificati nel tempo. Sì, ma ora non è solo, io non difendo il governo Renzi, tutt'altro. Assolutamente. Renzi, ma... per me è un Pinocchio della politica italiana. Però voglio dire, quantomeno le responsabilità pregresse ci sono. Ma io non sto con questo tralasciando alcun tipo di responsabilità politica che durante questi anni ci sono state, e rispetto al fatto che magari la situazione non è mai stata presa in maniera seria, no? Io non sto assolutamente togliendo responsabilità politiche, no, prego. Si tratta più di responsabilità, però è schiaffeggiare ancora per l'ennesima volta i cittadini e chi vive quella fabbrica. Lei lasci stare adesso i litigi che avete al vostro interno con Raffaele Fitto. Raffaele Fitto è quella persona che percepiva dei soldi da Ilva. E quindi che cosa stiamo parlando? Soldi che venivano elargiti dalla famiglia Ilva, sì, come lo stesso è stato fatto anche al partito del PD. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ho capito. Qui io voglio sentire, spero che stasera voi che siete due politici, questa città ormai è in fallimento. I negozi chiudono, ci sono oltre 70.000 disoccupati. Il problema dove sta, come giustamente diceva prima Luigi, prima qui si attingeva da dove? Le assunzioni in Ilva, le assunzioni in Arsenale, le assunzioni in Marina Militare. Purtroppo i rubinetti adesso si sono chiusi e ci troviamo a gestire una situazione di Fonso. È ingestibile. Però se lei adesso mi fa Massimo pensare Battista, che lei non sa che Fitto prendeva i soldi da lì, ma il fatto allora no assolutamente. Allora, cioè, se noi adesso dobbiamo guardare, no, e le parlo da tecnico in questo momento. Ma attenzione, perché noi se parliamo di responsabilità politiche possiamo parlare di varie responsabilità politiche. Parliamo, assolutamente sì, però i partiti, la politica esiste, non è che la possiamo per un attimo cancellare e buttare all'ammasso. Allora, io personalmente come cittadino di questa città e come tecnico, perché ripeto, faccio questo mestiere come commercialista e non sicuramente fino a ieri non ho fatto politica, quindi in questo momento come ritengo risolvere il problema? Non che io abbia la sfera di cristallo, però diciamo che innanzitutto non è Alfonso, un caso. Magari facciamo una bella cosa. Ora andiamo in pubblicità, poi faccio riprendere l'argomento. Prego. Pubblicità, tra poco. Questo programma è offerto da
Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano, dopo le verifiche effettuate, il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax.
Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Bene, rieccoci, seconda parte dell'Occhio di Abate. Abbiamo stoppato per esigenze pubblicitarie il dottor Michele Di Fonso. Stavamo parlando di responsabilità della classe politica, dell'attuale e delle precedenti. L'attuale, il sindaco Stefano, va, e qui poi amplieremo il discorso perché non vogliamo solo parlare di Ilva, va a Roma, torna da Roma felice e contento e dice: abbiamo ottenuto questo, abbiamo ottenuto quest'altro, abbiamo ottenuto quest'altro ancora. Forse il sindaco di Taranto è sfigato, ma un giorno, il primo giorno, il giorno successivo, e l'altro ancora, e ora chiude quella fabbrica, e ora TCT va via, e ora succede di tutto. Eppure ci sono i decreti salva Taranto. Ecco perché dicevo, da questo punto di vista... Teleperformance, sì, tanto per allora, citarne una. Non è secondo me un caso che questa città prenda schiaffi su tutti i fronti, no? Perché parliamo di teleperformance, parliamo di Porto, parliamo di Arsenale, parliamo di Ilva, parliamo di tutto. Allora, a questo punto, voglio dire, in certe situazioni ritengo che magari alcune cose possono diventare un'opportunità nel momento per la città, chiaramente, per una riconversione seria, perché le responsabilità che io attribuisco, sicuramente che tutti attribuiamo alla classe politica, ma li dobbiamo attribuire anche alla classe dirigente, alla classe che precedentemente ha fatto sistema in questa città. Ora, oggi, secondo me, la classe dirigente, la classe politica, il popolo, i cittadini tarantini dovrebbero chiedere a gran voce una sorta di, risarcimento di tutta una serie di situazioni che, guarda caso, in questo momento sono avvenute su Taranto. Ma per chiedere un risarcimento del genere la nostra città non ha bisogno, perché poi chiaramente il tutto si ripercuote sul commercio, eccetera, eccetera. La nostra città ha bisogno di una sorta di zona franca, chiamiamole così, per un certo numero di anni, che ci consenta la riconversione industriale, la riconversione di tutto il sistema, attraverso una serie di agevolazioni che devono essere spalmate su tutti, sul cittadino, sulle imprese, su chiunque Mi scusi Di Fonso, prego. Vogliamo parlare di sviluppo del territorio, vogliamo parlare di agevolazioni per Taranto, e poi l'aeroporto è paralizzato. L'aeroporto ai fini, parlo dei voli, per i voli passeggeri, e quindi tutto il discorso del turismo. Parliamo di università, a Taranto si sta togliendo beni culturali, ma di cosa stiamo parlando? Ecco, Luigi, scusa, ti rubo il messia, io ancora non ho capito, il segretario Di Fonso è per la chiusura dello stabilimento, perché se parla di riconversione, di zona franca di ricompensa, mi deve far capire, perché se no stiamo buttando di nuovo fumo negli occhi ai cittadini. Assolutamente. Perché chi parla di turismo, chi parla di alternative, chi parla di porto, fino a quando quello stabilimento sarà in piedi, noi continuiamo a dire bugie al cittadino di Taranto. Sì. Se voi volete continuare a dire falsità, perché fino a quando quello stabilimento, io le faccio una domanda: ma è mai possibile che una nave da crociera arriva sulle banchine del porto e trova il materiale, il minerale sulle banchine? Nessun crocierista verrà mai a tappo. Sì. Se vogliamo continuare a dire baggianate, continuiamo a dire. Io a me mi viene da ridere quando negli spot pubblicitari, nelle campagne elettorali, voi parlate di turismo. Turismo c'è in questa città fino a quando ci saranno tutte queste enormi grandi industrie, perché non parliamo solo dell'Ilva. E poi mi piacerebbe a me parlare anche di Tempa Rossa, e poi mi ricollegherò anche a Teleperformance, perché devi sapere che il signor Pelillo sta lavorando con, ci sono due fazioni, la fazione ex DS, però attuale, perché erano ex comunisti, adesso sono mezzo democristiani, mezzo falce e martello, poi c'è l'area peligliana, stanno lavorando
una specie di scambio, di balazzo, manteniamo in piedi delle performance, però facciamo tempo a rossa e poi se mi dai spazio ti spiegherò allora, cosa sta accadendo. Io comprendo però le proposizioni dove stanno. Io ti spiego cosa sta accadendo. Azzerare. Io volevo... Ancora non sento nulla, facciamo come Pizzarotti a Ferrara. Poi lo spiego cosa... Pizzarotti a Ferrara, prima... Poi parliamo anche tu che sei un operaio al Senato, parliamo di un operaio al Senato, cosa fai dalla mattina alla sera? Allora. Il Movimento 5 Stelle aveva impostato una campagna elettorale si faccia martello e poi si democristiano. Allora. Azzeriamo. Però le proposte ancora non le fa nessuno. Le dobbiamo fare. Poi Luigi, se mi dai un momento, concludo, dobbiamo chiudere perché poi c'è volevo solamente un attimo rispondere al signor Battista per quanto riguarda il discorso. Io, attenzione, non sono per la chiusura dell'Ilva, io sono in questo momento per il recupero di tutte le situazioni che in questo momento esistono a Taranto. Allora noi abbiamo l'Ilva, noi abbiamo l'arsenale, nel momento in cui si fa una corretta opera di ambientalizzazione, di cosa ambientalizziamo? Ma sicuramente l'ho detto prima, forse il microfono non funziona. No, funziona. Quando vede lei lo slopping, quel famoso fumo arancione che non sono entrati in campo delle squadre, allora lì per l'AIA non è previsto niente, lì sono stati già effettuati lavori. Guardi, il discorso dell'ambientalizzazione, poi dobbiamo passare da De Marco. Allora, De Marco stava dicendo. Io volevo tornare un attimo indietro, perché forse la mia presenza qui non è stata ben capita dal consigliere comunale Cotugno, che tanto si sta infervorando dalla seconda mia parola. Allora, io parlo ora da operaio e da cittadino. In questa duplice veste parlo io. Lei ha appena detto, poco fa, che i morti non sono tutti uguali. Secondo noi, i morti non sono tutti uguali. Io, come Massimo, come tanti altri operai dello stabilimento, e non anche tanti cittadini comuni, se ci abbiamo messo la faccia, e ora parlo per me, perché non posso parlare per gli altri, però se io ci ho messo la faccia e sono uscito con un libro e ho preso rapporti disciplinari e richieste di dimissioni, non l'ho fatto solo per i morti, è qua. Giusto per chiarirci, perché io non sono venuto per fare polemica, perché l'istituzione siete voi, la istituzione la devo trovare io. Io voglio dire solo una cosa, che la mia intenzione era quella di far capire alla città e a chi non conosceva il caso Taranto. Mostriamo il libro in favore di telecamere, diciamo qual è il titolo? Il mostro di rabbia d'amore. Perché questo amore? Forse per chi ci lavora il rapporto? No, Luigi, di rabbia e d'amore. Facciamolo venire. Questo è il libro, si chiama Il Mostro, si capisce di che cosa parliamo. Di rabbia e d'amore, perché il libro ha una duplice, diciamo. Una serie di poesie, di valenze. Sì, queste sono poesie. Veda, lo mette in favore di telecamere. Le facciamo pubblicità gratuita, pensi un po'. Grazie, però non in altre emittenti vi farebbero pagare antipasto, primo, secondo, contorno e frutta e dessert. Luigi, per fare la pubblicità al libro. Ero venuto per un altro motivo, per far capire alla città, ma anche a chi è fuori e non conosce il caso Ilva. Anche perché le presentazioni che io faccio in Puglia ci sono 20-30 persone, ne ho fatta una a Latina, signor Cotugno, a Latina c'erano 450 persone ad ascoltare e a voler sapere che cos'è la realtà dei cittadini di Taranto. Io non sto venendo a fare gli spot agli operai dell'Ilva. I morti, come ha detto prima, facciamo morti di serie A e morti di serie B. Morti di serie A e morti di serie B. Posso parlare? Se mi fai finire, signor Cotugno, poi magari può parlare. Dicevo, da operaio ci ho messo la faccia per far capire a tanti cittadini, perché fino a poco tempo fa pensavano che c'è l'operaio, tutti gli operai sono soldatini. No, non è così.
Allora, io di rabbia e d'amore, che tu mi avevi chiesto, perché ora mi ha... Di rabbia perché grido la mia rabbia, perché vedo tutti i giorni quello che avviene dentro la fabbrica e ciò che succede fuori. I morti non sono di serie A e di serie B, perché ci sono i morti di operai che sono cittadini, ci sono i morti cittadini normali, i bambini, sono tutti morti per quella fabbrica, per quella fabbrica. E io voglio far capire alla gente che gli operai non sono tutti soldatini. Vorrei aprire il discorso dall'Ilva agli altri mostri, perché c'è il mostro che è l'Ilva, però ci sono i mostri che potrebbero comparire sulla scena, vedi Tempa Rossa. Ma io dico Taranto, che è una città con vocazione agricola, con vocazione marinara, con vocazione turistica, si deve a tutti i costi autoviolentare e deve diventare a tutti i costi una città di natura industriale. Persino l'aeroporto, che potrebbe favorire, dovrebbe consentire i voli civili, si dice no. Mazzarano dice, consigliere regionale del PD, dice dobbiamo considerare positivamente l'aspetto, la vocazione industriale, industrialistica, passatemi l'espressione, dell'Arlotta, e quindi il distretto aerospaziale, e quindi i droni. Questa città è stata capovolta, è stata violentata e la si continua a violentare. La sua posizione su Tempa Rossa? Allora, a parte lei talvolta sembra filo industriale. Assolutamente, io non sono filo industriale, io sono filo lavoro, ecco, per una città. E Tempa che Rossa sta come la vede? Tempa Rossa vorrei che qualcuno ci spiegasse esattamente cos'è il progetto Tempa Rossa. Se il progetto Tempa Rossa è soltanto una stazione di stoccaggio per petrolio che arriva dalla Basilicata, così com'è, perché non c'è raffinazione, forse noi dovremmo iniziare. Le emissioni poi, però le diffusioni. Le emissioni e le diffusioni. Non del profumo. Le emissioni e le diffusioni sicuramente andranno man mano a scemare, perché lo sappiamo un po' tutti che la raffineria sta chiudendo. Lo sappiamo un po' tutti che la raffineria. Cioè, ci stiamo vendendo conto di chi ci rappresenta. Ma fai parlare pure gli altri. Ma ti stai vedendo, le diffusioni vanno scemando. Ma ci stiamo vendendo conto di chi ci rappresenta. Forse non tutti sanno. Forse cioè, le diffusioni vanno scemando. Io sicuramente la rappresento a te, ma rappresento i cittadini che mi hanno votato. Ma certamente. Tu quando farai campagna, no, ti farti eleggere, allora potrai. Parlare, lei è istituzione per rappresentare lui, deve rappresentare me. Io sono me, stato eletto, quindi no. Come istituzione rappresento i cittadini. Ma abbiamo capito, e devo guardare tutti quanti. Abbiamo capito, allora, perché siamo così a cara. Vabbè, sarebbe bene a cantare una bella canzone alla Toto Cutugno, perché sinceramente se parla di diffusione che andranno scemando veramente è preoccupante. Battista, non mi offenda sotto Cutugno, che io lo apprezzo come cantante. Anche io sono un italiano, mi manca la chitarra. Se mi fai finire, per cortesia, sentire parlare, per favore, Battista, no, Battista, così no, qua non chiudiamo niente. Hanno già cercato un anno fa di chiudere e non ci sono riusciti. Sempre compagno del suo partito. Perché non è che dice lasciamo stare che quelli come te sono quelli che vanno in mezzo alle piazze a bloccare i comizi dei sindacati, che quelli come te non fanno discutere una città. Allora vogliamo discutere pagatamente. Vabbè, certo. Ma perché se io non ho ma se tu parli di diffusione mi preoccupi. Se mi fai finire, visto che non sei informato, io ti sto dicendo che fra i problemi che avremo a Taranto ci sarà anche la chiusura della raffineria Eni. E apriamo Tempa Rossa. Questo è chiaro o non è chiaro? Poi apriamo Tempa Rossa. Questo è chiaro o non è chiaro? Sì, no, voglio capire io. Quindi, se si apre Tempa Rossa. Quindi io, tanto per cominciare, inizio a preoccuparmi che avrò altri 550 persone, oltre in altre 550 di indotto, famiglie tarantine, che ci troveremo. E gli ammalati di cancro e gli ammalati di tumore non fanno testo? Abbate. No, perché a Taranto la mortalità per tumore è pazzesca. Allora, io ho fatto una premessa prima. Chiudiamo questa città. No, chiudiamo la realtà industriale e apriamo la città, non il sono contrario. D'accordo con voi, però vi prego un attimino, e anche evitando le risatine, perché le risatine...
quelle le faceva, voler, le faceva del non voler pensare, quelle se le faceva vendere. Allora, per invertire il flusso in una città e per provare, come la vedo lo scambio Tempa Rossa delle performance e provare a ridargli un PIL, come vedo lo scambio delle performance Tempa Rossa, ti sto parlando, te lo sto dicendo. Io ti sto dicendo, ma qual è il vostro progetto in questa città? Mio figlio, anzi, io posso continuare a viverci? No, anche io voglio. Oppure devo iniziare a pensare che devo emigrare? Fermiamoci. Perché qui tutto è no. Però alternativa, proposte, non ce ne sono. Cotugno, un momento, ristabiliamo l'ordine delle cose. Allora, se noi facciamo questo discorso, nel momento in cui noi vogliamo rendere ecocompatibile lo stabilimento, la fabbrica, ok, ma quando questo non è possibile, quando noi ci dobbiamo andare a sovraccaricare altre realtà inquinanti, scusate, ma state vedendo a Taranto la moria, la percentuale, il tasso di percentuale di bambini ammalati di cancro del 30% superiore rispetto alla media regionale? Vedete questo bambino, e prego la telecamera di inquadrarlo, questo è Alessandro Rebuzzi, un'anima di Dio che a 16 anni, cortesemente silenzio in studio, questo ragazzo, questo ragazzino all'età di 16 anni è morto a causa, scientificamente provato, delle polveri sottili dell'Ilva. Guardate, una sua frase, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Con cosa dobbiamo fare a prendere in mano la nostra vita? Con le industrie che uccidono? Cambiamo l'alternativa, cambiamo Taranto. No, cambiamo Taranto e teniamo aperte le industrie. Chiudiamo Taranto. Perché dobbiamo chiudere Taranto? Chiudiamo Taranto, le industrie e Taranto. Chiudiamo. No. Perché io continuo a sentire dalla nostra intelligenza solo e soltanto no, non va bene, non va bene. Allora, siamo tutti d'accordo. Lui, però cioè, l'alternativa di Battista, un minuto. Battista. Allora, siccome mi è stata attribuita, noi non siamo un partito politico, uno, due, però forse lo diventeremo. Se tu al governo da una vita, vuoi capire anche, visto che sei un operaio arsenale, visto che io ti posso fare tutte le proposte che vuoi in questo momento, se mi dai due minuti, a me piacerebbe scendere dal ponte Punta Penne e vedere alla mia innanzitutto ti prego di non gridare che sentiamo. A me piacerebbe, scusami. Quelle telecamere vanno in tilt, no, scusami, e diamo colpa ai nostri bravi operatori. Allora, due minuti soltanto. Siccome il signor Cotugno mi attribuisce, noi non siamo un movimento politico, chi sta al governo è lui. Ormai questa giunta comunale, questa amministrazione comunale a me piacerebbe scendere dal ponte Punta Penne e vedere Maricentro alla mia destra, vedere un polo universitario con annessa foresteria, non vedere quel mausoleo abbandonato dalla Marina Militare. Cosa fa un buon sindaco? A schiena dritta va da tutti quelli che hanno occupato questo territorio da oltre un secolo e dire le cose bello, pane, vino al vino, e non facendo le solite letterine, perché noi abbiamo tre quarti di città abbandonato. Ok, Battista, Di Fonso. Quindi a Cotugno, Battista, ora una cortesia a voi amici in studio. Facciamo parlare. Poi mi deve dire Cotugno che fa, Battista, che fa in arsenale, visto che navi non entrano più. Forse giù con questo. Che fa? No, non diciamo questo. Vabbè, le stesse cose che hai sempre fatto in Italia. Non scendiamo in queste bassezze. Le stesse cose che hai sempre fatto in Italia. Non scendiamo. Stai offendendo dei lavoratori. No, io offendo te. No, così non mi va. Sul piano personale non voglio accuse. Non voglio offese. Va bene. Deve parlare Di Fonso, per cortesia. Battista, basta. Di Fonso, per cortesia. Altrimenti devo fare abbassare i microfoni quando parlate. Però ecco, io diciamo, l'errore che tutti quanti noi continuiamo a commettere è sempre quello di parlare della singola questione Tempa Rossa, Ilva, Arsenale, eccetera. Non abbiamo, ritengo, compreso, secondo me, tutti quanti noi, me compreso,
che noi dobbiamo parlare del sistema Taranto, cioè noi dobbiamo gridare la nostra rabbia, la nostra forza per parlare del sistema Taranto, perché solo parlando di un sistema Taranto possiamo dire sì o no alla chiusura Ilva, sì o no a Tempa Rossa, sì o no a quello o quell'altro, perché se noi questa città, questa realtà non la vediamo nel sistema, cioè come un unico sistema, perché qui, secondo me, dire no o dire sì, oggi significa purtroppo far morire, no, un pezzo, no, senza avere delle alternative. Cioè oggi, in questo momento, noi dobbiamo vedere nella sua globalità. Non mi sta bene, no, la singola domanda, ma sei a favore della chiusura o non sei a favore della chiusura Ilva, ma sei a favore di Tempa Rossa o non sei a favore della chiusura. Però poi Di Fonso diventa una scelta, sì, di campo. Ma attenzione, qui bisogna avere il coraggio di chi in questo momento ci rappresenta, no, di pretendere con forza un programma chiaro che veda: dobbiamo ambientalizzare l'Ilva? Bene. Qual è il programma? Che cosa ci porta a ambientalizzare l'Ilva? Dobbiamo scegliere di rifiutare o meno Tempa Rossa? Bene. Capire, cioè voglio dire, qual è lo sviluppo di Taranto da qui a 20 anni? Non lo conosciamo, perché parliamo sempre dei singoli argomenti, e sui singoli argomenti, sinceramente, io non mi sento oggi in questo momento, se non lo leggo come sistema Taranto, non mi sento di pronunciarmi a favore di un, perché ci vogliono le alternative, ma non ci vogliono le alternative rispetto a Tempa Rossa, rispetto a all'arsenale, rispetto a un'altra cosa. Ci vuole l'alternativa per far rinascere questo sistema. Cioè, parlate questa... la stessa lingua, PD e Forza Italia. Allora dire, ragione Grillo. Si tratta soltanto di ragionare in maniera propositiva verso la città, il dire no a tutto. E in questa città sono 3 anni che viva l'inciuccio a fare cattiva pubblicità, come alla provincia di Taranto città. Si continua a fare cattiva pubblicità per questa città in tutta Italia. Allora, noi facciamo scappare anche quel po' di turismo che può arrivare. La stima che ho, faccia finire Di Fonso. Non parliamo di industrie che vengono sul territorio, industrie ex nuove, parliamo di industrie che sono da 60 anni. Che anche, come dice lei, la parola ambientalizzazione, non parliamo di impianti che sono nuovi, ex nuovi, parliamo dell'AFO 2, dell'AFO 4, sì, saranno fatti dei lavori, ma non è che li stai costruendo da testa in giù, parliamo di impianti che ormai sono oltre 50 anni, che producono nella stessa maniera. Allora, lo sviluppo di questo territorio, ormai che ha dato da oltre 100 anni, con la presenza della marina, con la presenza delle grandi industrie, porta, visto che lei è un commercialista, porta in questo territorio cosa? Porta la chiusura di tutti i negozi, viviamo qua tutti quanti, qua in centro ormai una moria di negozi, tutti i negozi hanno abbassato le serrande, perché purtroppo, bisogna dirlo... Però il sindaco ha detto che Taranto sta rinascendo. Non lo so, forse vivrà in un'altra città, scusami, forse vivi in un'altra città, tornando al discorso, visto che tu, tu sei un commercialista, stai vedendo qua purtroppo chi va a spendere se qui non lavora nessuno? Non c'è nessuno. Caro Di Fonso, qua ci sono 70.000 disoccupati, allora qual è l'alternativa che voi date? Qual è lo sviluppo? Quali sono le prossime assunzioni per i giovani che sono usciti dalla scuola? Qua abbiamo laureati in mezzo alla strada, gente che sta facendo le valigie e sta andando via. Perché purtroppo, come dicevo prima, mentre prima c'era un serbatoio di assunzioni che era la Marina Militare, l'Arsenale, l'Ilva, l'Esercito, l'Aviazione, purtroppo quei rubinetti si sono chiusi. Parliamo anche dell'Arsenale, caro Luigi. Il vecchio ammiraglio De Gio si è portato tutto a Napoli, ci hanno tolto anche i giuramenti in questa città. Vogliamo parlare? Oggi hanno detto che verranno due navi qua, Espero e San Giorgio. È una lavata di faccia, è lui che lavora in Arsenale, lei sa benissimo queste cose. L'Arsenale ormai è morto, abbiamo lì una nave abbandonata. Noi quest'anno, per far lavorare i dipendenti dell'Arsenale, abbiamo dovuto prendere navi private, una nave brasiliana militare. Ecco quello che le dicevo, abbiamo dei politici che non vanno petto a petto, fanno le solite letterine. Io le ho dato un consiglio al sindaco, Battista, di andare in un convento a scrivere le Battista, letterine. Non mi ha ascoltato. Un convento? Battista, posso fare una domanda? Certo, tutte le Chi domande. Ha votato alle ultime regionali?
Io le ultime regionali, le ultime regionali ho votato, la mia scheda è... Allora, la penura degli europei ho votato la lista di Verdi. Ah. Ho votato Vincenzo Pa perché io... A stima della persona. Ho stima della l'ultima regionale ho votato il Movimento 5 Stelle. Alleanza per le comunali. No. E che c'è di male? No, ma allora sgombriamo il campo. Allora, io voglio far capire a Codugno. Tutte le alleanze sono state 42 anni, no? Mi hanno tirato sempre dalla giacchetta, non sono stato mai candidato da nessuna parte. Le uniche mie elezioni, qua c'è Vincenzo che può testimoniare, sono state fatte in fabbriche, sono sempre stato il più suffragato. Okay. Sono stato licenziato 3 volte perché io sono un monoreddito e voglio che i miei figli, come dice Cotugno, vivano in una città diversa. Perché io ho sentito prima il lutto cittadino. Io invece vorrei il lutto cittadino sempre per 365 giorni. Perché sfido chiunque ad andare all'ospedale Moscati e vedere 71 persone quotidianamente per 21 giorni che fanno la chemioterapia e a cui non danno più neanche ma proprio per questo io dicevo al signor Cotugno non ci sono morti in Serie A e morti in Serie B di questo a me piacerebbe prima di andare in pubblicità e poi mi ritrovo l'assessore alla sanità che non ha pensato al territorio di Taranto. Scusami Vincenzo, vedo l'assessore alla sanità regionale Donato Pentastuglia che magicamente non ha pensato assolutamente al territorio di Taranto, perché prima era l'ospedale San Raffaele dove l'amico Vapore Acqua Pelillo diceva che veniva lì a Paolo VI il nuovo ospedale San Raffaele, ma non si chiama più San Raffaele, si chiama San Cataldo, e questi qui non stanno pensando assolutamente al territorio, continuiamo a fare noi i viaggi della speranza, è una mammografia, dobbiamo stare un anno e mezzo. Allora io a questo punto, prima di andare in pubblicità, abbiamo parlato di gente che non c'è più, abbiamo parlato di morti di tumore e mi sento il dovere di ricordare una persona che era un amico di Polifemo e che proprio alcuni giorni prima del suo decesso, ammalato di cancro, disse: Luigi, non vedo l'ora di rivederti in televisione. Mi viene quasi da piangere, scusate. E questa persona amava questa città, amava scrivere, amava denunciare quello che non andava. Parlo di Luciano Tribuzio, non tutti l'hanno conosciuto, è una persona però di quelle che scriveva molto sulla stampa, non amava apparire in pubblico, non amava, però lanciava quei messaggi e vorrei ricordare alcuni oggi, rivedendo un po' gli scritti, rivedendo un po' le... tutta la sua corrispondenza che la figlia mi ha consegnato, diceva: io come tanti altri cittadini non sono un cittadino propenso alla rassegnazione, bisogna svoltare, dobbiamo creare una città meno diffidente, più ambiziosa e più rispettosa, non ci dobbiamo accontentare della teoria del meno peggio. Voleva fondare un'associazione Cambiamente, già il titolo la dice lunga. E alcune sue affermazioni sembrano più che mai attuali. Dice: oggi in Italia c'è il partito più grande, in cui forse, diceva lui, anch'io vorrei essere un iscritto, il partito dei non votanti. Pensate la percentuale dell'astensionismo e vedrete come queste affermazioni trovano riscontro. Parlava di Stefano e con una pungente ironia sottolineava la solerzia di Stefano, dicendo: Stefano era solerte con amnesie. Le amnesie riguardavano quando Stefano non appoggiava il grido ambientalista. La legge dovrebbe tutelare i deboli, diceva l'amico Luciano Tribuzio, e però purtroppo in nome del PIL, del sistema industriale, si consente di inquinare, altro che difesa dei più deboli.
Sull'ILVA, diceva giustamente, abbiamo tenuto gli occhi chiusi per decenni e decenni, e salutava con gioia l'azione meritoria di Patrizia Todisco, che ha avuto il merito, lei insieme a tutto il pool, di sollevare, di scoperchiare questo vaso di Pandora. Prima di andare in pubblicità vorrei che lo ricordassimo tutti, anche chi non l'ha conosciuto, con un grande applauso. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertec SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto.
controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano, dopo le verifiche effettuate, il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Guardate, questo è il nostro manifesto, il nostro slogan, l'occhio di Abbate, Polifemo, informazione, l'informazione libera, la TV senza padroni. Lo ridico, ho dovuto acquistare in questa città degli spazi televisivi, quindi è tutta autogestita, è tutta autofinanziata, è coperta grazie agli sponsor, le varie spese sono coperte grazie agli sponsor, per poterci esprimere liberamente. È vero Battista? Perché da altre parti, sa che cosa si dice? Se vengono i liberi e pensanti, gli altri non vengono. E allora noi, diciamo, allora loro dicono, ci dispiace Battista, non possiamo chiamare i liberi e pensanti. Io invece dico il contrario, i liberi e pensanti, come qualsiasi altro movimento, viene. Poi, a coloro i quali stanno strette le scarpe, per coloro i quali stanno strette le scarpe, beh, c'è la poltrona di casa loro, dove rimanere il venerdì sera. Non riesco manco ad andarci. Ok, vabbè, lasciamo perdere, qui però è un open space, è uno spazio aperto per tutti, e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. E allora, riprendiamo. Allora, De Marco, il suo rapporto con la politica, oggi lei da chi si sente più rappresentato? O fa parte anche lei di quell'esercito dei non votanti? Diciamo che per gran parte di quest'ultimo periodo non mi sono sentito rappresentato da nessuno, fino a quando ho conosciuto un bravissimo ragazzo che vive a Taranto. Fare il nome? Sì, se parliamo di morti e di lavoro soprattutto, parliamo anche di Vincenzo Fornaro. Segretario cittadino dei Verdi, portavoce. Ora portavoce, eccetera, eccetera, dei Verdi. La sua storia la conosciamo, certo. La sua masseria, i suoi capi, il suo bestiame abbattuto per colpa di quella fabbrica, di quella a fianco, di quella a fianco e di quella a fianco. Mi sento rappresentato dalla gente vera, da chi non fa gli slogan e da chi non urla. Da quella gente mi sento rappresentato, tante volte mi sento rappresentato anche da loro, che sono stati i primi al primo maggio 2014, non quello, il primo maggio del 2014, cioè mi hanno dato la possibilità di leggere una poesia durante il concerto del primo maggio, tanta gente li dà contro al Comitato dei Lavoratori e Cittadini Liberi e Pensanti, invece loro sono stati apertissimi, come sei stato aperto tu. Da questa gente mi sento rappresentato io. Nel libro c'è una poesia che si chiama Collusioni. La leggiamo? Collusioni, sì. Rapidamente. Che mi ha dato, è piccolissima, mi ha dato un sacco come di problemi. Come si chiama? Ha detto Collusioni. 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 Gli inciuci politici, sì, in mi provincia. Mi ha dato proprio un sacco di problemi. Mi ha fatto perdere un sacco di presentazioni. Leggiamola. Acciaio. Politica, politica, acciaio, mafia, mafia, sangue, acciaio, siderurgia, tubi, lamiere, chiesa, stato, tangenti, bugie, tumori, tangenti, politica e bugie, morti bianche, morti rosse, bianche, fabbrica, gas, minerali, polveri, tumori, morte. Rotoli, lamiere, collusioni, amicizia, collusioni, ipocrisia, veleni, acciaio, rotoli, tubi, chiesa, stato, piccolo, stato, collusioni, collusi, contusi, acciaio. Bella, sì, molto significativo. Grazie. Mi associo. Allora, Cotugno.
dalle collusioni di cui parlava lui agli accordi, alle larghe intese. Oramai si sa, il patto del Nazareno insegna che bisogna dialogare e quindi ci sono delle strane alleanze, per esempio in provincia Forza Italia governa con uomini del PD. Nonostante il niet, il veto del segretario regionale, ora governatore, Michele Emiliano, e del segretario provinciale del PD, Walter Musillo, in barba a questo veto Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia, e Vito Miccolis stanno comodamente in provincia come componenti della giunta, nonostante il veto. Alleanza PD Forza Italia. Ma in questo PD cosa succede? Lei si sta sentendo, si sta allontanando un po', ma cosa succede nel PD? Cioè è possibile che una segreteria dica A e dei soggetti facciano B e non si prendano i provvedimenti del caso, perché un partito delibera, poi chi non se la sente va via dal partito o viene estromesso. Ciò non avviene. Cos'è una nuova Babilonia il PD di Taranto? Il problema è che per quanto riguarda Taranto... lei andrà via dal PD? Quasi certamente, diciamo che... Ma rimarrà a sinistra, no? Lo ha già fatto. È nel mio DNA. Ecco. Quindi qualcosa di Cibatti, di... Vedremo, tutto è possibile. Una nuova corsa di vediamo anche magari il giorno 29, visto che è lì, vorrei sentire anche gli amici stasera, vorrei sentire magari quando viene la Camusso, qual è l'idea che possiamo avere tutti quanti assieme per uno sviluppo di Taranto. 29 viene a Taranto. Scusa, per parlare... se ti interrompo. Sì, ti dico, la Camusso è venuta in Ilva, in fabbrica, e ti posso dire che ha fatto un'assemblea blindata dove a noi non c'è stato concesso potere di intervento. Ok, questo ti faccio capire come sono cambiati i tempi. La Camusso... sono venuti non potete dirmi che è stata fatta una bella figura e con la Camusso, ma anche con l'Andini, quel giorno del 2 agosto in piazza, per me quella è stata vittoria. Per me è stata una svolta epocale. Per me è stato un grosso errore di un mondo del lavoro che si stava dividendo e abbiamo fatto il gioco di chi voleva portarci a questo. Lo rifaremo altre mille volte. E ci hanno fatto il gioco di chi voleva portarci a questo. Andiamo al PD. Tornando al PD, la realtà è... C'è un predominio di Pelillo, politicamente parlando. Un partito di chi, dell'area Pelillo. Forse falsamente sentendo Renzi, perché il patto del Nazareno sembra almeno... al momento che è anche saltato, perché i fatti, la storia ormai parla chiaro. Difatti io sono dell'avviso che se Renzi dovesse continuare in questo modo, non penso che vedrà la scadenza naturale. Sta tirando troppo la corda. Sta tirando molto la corda, si sta mettendo molto. E secondo me Emiliano si sta preparando a lunga gittata, a lunga scadenza. Andiamo piano perché... Vabbè, parliamo del PD. Io parliamo del PD sta a Roma. Questo. Ecco. Allora, un segretario che dice ha deciso uno scellerato patto in quel di giugno 2014. Penso che l'amico segretario Cittadino sa di accordi fatti fra due onorevoli. Chi? Chiarelli Pelillo. E diciamolo. Compagni di scuola. Erano compagni, veramente compagni di scuola. Colleghi avvocati, quindi giustamente colleghi in Parlamento, anche su opposte fazioni, però che su Taranto hanno deciso... C'era politicamente tra loro una corrispondenza di amorosi Dividersi sensi. La fetta del nulla, perché di fette del nulla si trattava in provincia, tranne che... Difatti lì abbiamo il problema, io li anticipo, i nostri bicefali che ci sono fra amministrazione comunale e amministrazione provinciale si vedono proprio in materia ambientale, perché in materia ambientale non so come posso ritrovarmi con autorizzazioni a discariche in quel di Pascal Safra o del secondo inceneritore. Ah, in provincia?
Sì, sì, cioè sì, esponenti sì, del sì, PD votano a favore? Stanno in quell'amministrazione, ecco, che è maggioritaria. E sono del PD. Quindi di conseguenza... Scusi, la segreteria perché non interviene? Non lo so. Lei ha parlato con Musillo? Questo bisognerà chiederlo a Musillo. Lo farò venire. Se mai si sarà a parlare, ti darò la possibilità di poterlo intervistare. Però la cosa che mi preoccupa, caro Battista, che a Taranto vanno a votare il 42% dei tarantini. Che, e da quello che ci siamo detti stasera, ognuno alle ultime regionali ha votato. Ha votato per chi ha creduto giusto votare, ma ha votato. Ma l'altro 58% di tarantini, cosa pensano di noi a questo punto? Che siamo andati a votare, non che facciamo politica, che siamo andati a votare. Forse li stiamo tutti quanti abbandonando. Forse realmente per queste dispute, il voler continuare a farci guerra, la politica, io mi permetterei di dire che fra l'intelligenza non ci metto la politica, ma ci metto anche una classe imprenditoriale che per 50 anni è stato convivente nelle lobby che c'erano in questa città. Okay. Perché non posso pensare che un'associazione industriale non si sia mai accorta di perdere costantemente piccole e medie imprese che venivano fagocitate dai grossi e dall'Ilva, mandando sul lastrico non solo gli imprenditori, ma anche tanta massa operaia che si è trovata senza lavoro. Battista, il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ha assunto una sua dimensione, un suo peso a Taranto, è una realtà, può piacere o non può piacere. Avrà un esito, un seguito questa esperienza a livello politico? Cioè voi, è possibile che vi presentiate alle prossime elezioni comunali, parlo? In questo momento è prematuro dirlo. Ci stiamo ragionando, siamo tantissimi, la gente vuole quel simbolo, il simbolo della Pecard, perché in questi anni abbiamo dimostrato come dal basso si possono fare tante cose. Un esempio lampante, i 3 concerti fatti, e non solo quelli, i 3 concertoni fatti qui al 1° maggio, dal basso, senza sponsor, senza aiuto di nessuno, abbiamo portato linfa, soldi in questo territorio. Quest'anno ci sono state presenze per oltre 200.000 unità. La cosa grave è che qui ci chiamavano dal nord Italia, non c'erano i treni, gli aerei che arrivavano in questo territorio. Ci hanno chiamato da Pordenone, ci hanno chiamato da Vicenza. È questo che mi preoccupa a me. C'era tantissima gente che voleva arrivare, ci sono stati 192 pullman che sono arrivati da tutta Italia. E questo ha fatto il comitato, non solo in queste però, ore. Battista, abbiamo fatto una raccolta firme, Battista, abbiamo presentato 20.000 firme all'attuale, all'ex assessore regionale alla sanità Pentassuglia, dove abbiamo detto che questa città è a rischio sanitario e conclamato il fatto che qui si muore però, per tumore. Battista, però tornando a quello che diceva Cotugno, noi non siamo dei politici, non abbiamo fatto campagna elettorale. Personalmente Massimo Battista è andato a votare. Ma non abbiamo dato indicazioni di appoggiato. Non abbiamo dato indicazioni di bene, voto. Però, ognuno, Battista, è libero di io fare. Io sa cosa voto. Noto in questa città. Sì. Ci sono varie realtà, vari soggetti. Parlo delle associazioni ambientaliste, dei Verdi, del Movimento 5 Stelle, di voi, di tanti movimenti, di tante realtà civiche, espressione della società civile, quella pulita. Però poi alla fine tutte queste realtà, per un motivo o per un altro, non riescono a coagularsi. E allora si rischia che vada a finire che mi presento io e prendo il 2%, ti presenti tu e prendi il 2%, si presenta quell'altro e presenta il 2%. Luigi. Alla fine, dicevano i latini, divide e timpera. Ma è già successo, nelle ultime elezioni sono presentate, quando si parla di ambientalista non è una parola, una bestemmia. Ambientalista per me è anche il soggetto che butta la carta per terra, perché ambientalista, se significa parlare solo ed esclusivamente dell'Ilva, non mi trovo. Però lei è stato un po' duro con Peace Link. Io le spiego anche il perché. Con Marescotti. Io le spiego anche le divisioni non fanno bene a nessuno. Ma le spiego anche fanno il gioco dei soliti padroni. Ma io le spiego anche il perché. Perché ambientalista non è una bestemmia. No. Allora, fino a quando noi continueremo a parlare solo esclusivamente di Ilva, faremo il gioco di quello che dicevi tu prima, il gioco dei potenti, di chi vuole rimanere su questo territorio dove dobbiamo essere la cavia del PIL nazionale. Invece io dico che qui non c'è solo un problema Ilva, ci sono varie
collegati tantissimi problemi. Mi riferisco all'ENI, mi riferisco alle discariche che abbiamo sul territorio. Qui abbiamo le due discariche le più grandi d'Italia. Abbiamo la Vergine, abbiamo Italcave, si continua ad arrivare immondizia da tutta Italia. Allora, se noi tutti quanti insieme vogliamo proiettarci nel futuro con delle differenze che ci potranno anche essere, che questo territorio può offrire alla cittadinanza, e come ho detto già in precedenza, quando noi parliamo di turismo, Luigi, e vogliamo continuare a mantenere tutti questi grandi siti industriali, stiamo dicendo bugie ai cittadini. Ecco. Perché oggi qualcuno, e visto che io non sono un politico, la domanda la faccio a lui. Adesso quest'anno si stanno diplomando tantissimi ragazzi, si stanno laureando, che andranno ad addizionarsi ai disoccupati attuali di questo territorio. Qual è il futuro di questi giovani in questo territorio? Però mi deve rispondere sulla polemica con Marescotti. La polemica è perché... Lei è stato un po'... No, ma glielo dico, perché Marescotti... Volgaretto. No, non sono io, pane, vino al vino, perché Marescotti... Sa che c'è stato un vaffa o ho letto male? Ma il professore può fare ciò... Ma ci si divide, veda, è peccato. No, io non mi divido con nessuno, purtroppo... Parlate la stessa lingua, sì, e poi è peccato dividersi, a chi no? Mi conosce, il professor Marescotti deve anche capire... che lui parlava le bonifiche vanno fatte, allora mi rispiego, eccole qua. Ricostruiamo la vicenda, cioè perché lui ha su un suo post su Facebook, ecco. Perché anche questo è il problema attuale, nel 2015, perché purtroppo io ho fatto del volantinaggio, lo continuiamo a fare quotidianamente sul quartiere, lei... la gente non conosce ricostruendo le posizioni, Marescotti dice che le bonifiche vanno fatte. È giusto farle. Dove? Con impianti in marcia? No. A cosa serve? Me vanno fatte le due cose. Cosa serve? Va rimosso il cosa serve bonificare? Queste sono le cartine. Mi devono spiegare cosa serve scavare per 30 centimetri, cambiare il terreno, mettere uno strato di un terriccio nuovo. Poi mi deve spiegare il comune di Taranto come mai i lavori sono stati bloccati alla ditta, vuol dire che non aveva i documenti a posto. Cosa servono le bonifiche se lì il cammino è 312? Però prendersela con Marescotti. No, ma io non me la prendo con Marescotti. Cioè, Marescotti prendiamocela con chi ha rovinato Taranto, non con Marescotti. Marescotti ha fatto delle affermazioni dove chi quel giorno, nei giorni precedenti, è stato lì, è stato ai due incontri con la ditta AXA, è stato lì, presente sul quartiere, è andato a spiegare alla gente, ha detto palesemente a cosa servono in questo momento queste bonifiche, con il cammino ai 312 che in questo momento, mentre io sto parlando con te Luigi, continua a mietere e a buttare diossina sui territori. Io la domanda che pongo a Marescotti e agli amici qui, vorrei capire, una volta fatte le bonifiche, i bambini possono tornare a giocare nelle piazzette? Ok, fermiamoci qui. Bene, avremo fra un po' il rush finale, ora abbiamo qualche minuto per gli obblighi pubblicitari. A seguire il dottor Di Fonso. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa.
Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo, è l'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari. L'Hotel Europa a 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. ICEA Noleggi. La nostra esperienza al vostro servizio, offrendovi qualità, sicurezza e comodità, scegliendo di volta in volta le soluzioni tecniche ed economiche più idonee alle vostre esigenze. Service industriale, piattaforme aeree, autogru, elevatori. Covertech SRL, esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto, telefono 099 779 8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto, messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da sport 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca e impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. Bene, rieccoci, ultima parte dell'occhio di Abate, dottor Di Fonso, commissario provinciale di Forza Italia. Forza Italia, dicevamo, ha ottenuto un buon risultato, però in questo centrodestra c'è una diaspora, c'è una guerra fratricida. Ripensando meglio, ma lo dicono i numeri, lo dicono i dati, sinceramente tutta questa guerra conflitto fatto male a tutte e due. È vero che sono stati eletti, Forza Italia ha eletto Francesca Franzoso e oltre Confitto ha eletto Renato Perrini, però nel gioco delle alleanze la divisione non paga. Beh, si potrà riannodare, come dire, un discorso comune? Beh, intanto voglio dire, questa spaccatura comunque ha fatto sì che ognuno poi in qualche maniera si fosse dato, insomma, una sorta di identità propria.
perché in realtà oggi ognuno deve camminare per la sua strada. È vero, oggi i moderati comunque si riconoscono nell'ambito del centrodestra, però devo dire che sia Fitto che anche Forza Italia ha comunque fatto una scelta, soprattutto l'onorevole Fitto insieme all'onorevole Chiarelli, per quanto riguarda la città di Taranto, si sono dati una propria identità, così come anche Forza Italia se la sta dando. E devo dire, non tutti i mali vengono per nuocere, perché io, da quando ho assunto da circa 2 mesi questo incarico, un po' prima delle elezioni, diciamo che mi sono posto un obiettivo, e spero, e lo dico in maniera serena, perché avete avuto un commissario regionale, l'onorevole Vitali, che sembrava terminato. E del resto, voglio dire, è un po' l'obiettivo che ci siamo posti a livello generale, ma soprattutto in Puglia, quella di rinnovare fortemente questo partito, di rinnovarlo con persone nuove, con persone probabilmente alla prima esperienza politica, perché oggi, l'abbiamo detto prima, il 58% di gente e di votanti, di non votanti, è un dato sicuramente che ci deve far riflettere. Quindi il sistema politico è giusto che cambi, è giusto che si affaccino alla politica e quindi ai partiti, gente sicuramente che ha voglia e soprattutto gente nuova. Mario, noi ci siamo posti, noi ci siamo posti questo obiettivo. In effetti, nei prossimi giorni io procederò alla costituzione dei dipartimenti del partito, in cui questi dipartimenti saranno formati tematici, no? Sono tematici, esatto, e in maniera tale da coinvolgere gente diciamo propria di ogni dipartimento, quindi gente nuova. Okay. Sicuramente poi rispetto la domanda che mi faceva, sì, che mi ha fatto prima, cioè il discorso dell'unione. Sicuramente, voglio dire, oggi siamo entrambi nel centrodestra, poi domani, quando ci saranno gli appuntamenti elettorali, nell'ambito delle proprie identità, quindi ormai di fusioni o rifusioni non se ne parla, quindi ognuno nell'ambito delle proprie identità affronterà. Difonso, poi questione Cito, già gli uccellini dicono che Mario Cito scalpita. Cito dice: io sono crede di essere nel centrodestra il partito di maggioranza relativo, e si dice che ci sarà ancora una volta il nome di Mario Cito candidato sindaco, proposto o imposto, tra virgolette, al resto del centrodestra. Ma sinceramente devo dire che film già visto parecchie volte. Sì, questa situazione in realtà non si è posta proprio. Cioè, in effetti, rispetto a quello che Mario Cito abbia fatto una scelta di candidarsi nell'ambito di Forza Italia, perché sicuramente la sua candidatura non poteva essere fatta con altre liste, perché magari non avrebbe potuto raggiungere il quorum. Quindi io ritengo che Mario Cito, insieme sicuramente ai suoi consiglieri e quant'altro, abbia anche lui una propria identità. Quindi oggi, secondo me, il centrodestra, parlo per Taranto, ma ritengo anche nell'ambito pugliese, ognuno si deve dare le proprie identità. Okay. Poi arriveremo a Andando discuterne. Cotugno, stavamo parlando, diceva Battista prima, però tutte queste tanto strombazzate bonifiche hanno avuto lo stop dallo Spesal. Evidentemente qualcosa non andava, una bocciatura per l'amministrazione? Assolutamente. Una promozione? No. Cioè uno viene bloccato e viene, ed è una cosa positiva. Sei diventato spiritoso ultimamente. Mi hanno fatto diventare da quando ho riacquisito la libertà. Però devi dare anche e ringrazi qualcuno del suo partito se sono diventato così. Allora, ringrazia qualcuno, ringrazialo tu, perché forse lo vedrai più spesso, almeno in televisione. Io evito anche di guardarlo in televisione. Vabbè, quindi di conseguenza, io ti dico, tutte le bocciature qui in questa città, noi abbiamo anche un altro grosso problema,
che qualsiasi cosa si faccia, c'è sempre qualche tecnico che ti boccia qualcosa. Mannaggia. Così è, sì, così è stato con tutta colpa di Alfredo, diceva Vasco Rossi, che, no? che ci blocca la Talsano a Vetrana, possibilità di sviluppo per quella cosa, perché qualche ambientalista aveva deciso che non si poteva spostare un albero per uno sviluppo turistico. Ambientalisti aggressivi, no? Quegli ambientalisti aggressivi il più delle volte. Allora, poveretti, che questo dello Spesal possa aver essersi ricordato che manca qualche documento, nel momento in cui si fanno i bandi, vengono informati tutti quanti. Quindi di conseguenza, se qualcosa mancava, aveva tutto il tempo per dirlo. Okay. Io questa cosa del blocco del lavoro andrei a vederla un pochettino più attentamente, okay, non Battista, dire ma una se, cosa, perché no, se uno dissente diventa aggressivo qui a Taranto. È così purtroppo, è capitato a me, è capitato a te in altre circostanze. Cioè viene etichettato ancora, come ancora aggressivo. Non mi hanno risposto, ripeto, voi siccome in questo momento siete dei politici, tu sei in amministrazione, governi il territorio, voglio capire, una volta fatte queste bonifiche false, i bambini potranno tornare a giocare in mezza piazzetta? Senti, Battista, sì o tu no? Continui a fare delle domande. No, io voglio domande. Capire. Ma scusa, ma io si faccio una domanda. Cioè, tu se decido di avere un figlio, lo allora, posso far giocare? Allora, io non sono tecnico e tanto lo meno lo sei tu. Io sto dicendo, qua il bambino... Io non sono qua, tecnico, scusa, tanto meno il bambino qua può tirare personale. Il calcio di rigore qua, no, non lo so, come funziona? Battista, Luigi, scusami. Non lo so, lo devo chiedere a Stefano. A non comprendere qual è la tua parte tecnica in io tutto ti sto questo. Dicendo, qui... Qui non se sono io sono nemmeno state... tu, non siamo tecnici, qui c'è una piantina, scusami Difonso, se mi puoi rispondere tu. Sì, sì. No, se no, il bambino dobbiamo chiudere, no, scusa, no Luigi, perché qua la gente ci vede, ci deve capire. Qui il bambino, una volta fatta la bonifica, se il bambino va qui, può tirare un calcio di rigore? Forse allora, non è chiaro. Io ritengo... Se lo deve sbagliare il calcio di rigore non lo facciamo tirare. Io ritengo però che in questo momento... No? Fare la domanda alla politica se un bambino possa tirare un calcio di rigore non è una cosa giusta. Sono 2 milioni di euro, perché, 4 miliardi di soldi, vabbè, io capisco, soldi, però la politica deve fare in modo, no, solamente di affidare, prego, sono 4 miliardi, per favore. Sì, ho capito, ma non sono un tecnico, sforiamo, fai vedere quella piantina. Dobbiamo sforare quelle aree, sono aree dove c'è terra, dove non è illuminato. Dove non si vede, sono basta così. No, calma. Si tratta di aria attorno alle scuole. De Marco, per cortesia, ci abbiamo gli obblighi pubblicitari. Per piacere, state facendo sta per finire la trasmissione. De Marco, fate parlare De Marco. Per cortesia, dal pubblico, silenzio. De Marco, per cortesia dal pubblico, De Marco, in conclusione, se no dobbiamo... No, scusami, Luigi. No, Luigi. De Marco, abbiamo... Luigi, abbiamo, questa... Non posso, no, Luigi, mi create scusami, problemi con questa, la televisione, con è una piantina, questa, forse Cotugno non conosce, vabbè, tutta Via Deledda. Basta. A metà il bambino Marco, può andare, l'altra metà no. Per cortesia, De Marco, basta così. Per cortesia, togliete gli audio, per cortesia. De Marco... De Marco in conclusione, per cortesia, De Marco in conclusione, silenzio, prego De Marco. Niente, io proprio in un minuto, siccome amo scrivere e non mi va di fare polemica, vorrei soltanto un minuto di tempo per leggere una poesia che dedico così chiudiamo a tutta in bellezza. Taranto. Mi avete fatto perdere altri chili, grazie. Ho risparmiato soldi dalla dietologa. Allora, c'è un bellissimo aforisma, Luigi, c'è un bellissimo aforisma che dice così: chi non sogna è come chi non suda, si avvelenerà sempre di più giorno per giorno. E siccome io e tutta Taranto ha bisogno di sognare, vi dedico questa poesia che è dedicata a tutti i bambini, anche a Alessandro che è lì. Inquadriamo Alessandro, il povero Alessandro. Esisteva un tempo in cui anche Taranto e la sua provincia profumavano di ulivi e mare. Esisteva un tempo in cui anche qui il cielo era sempre azzurro e le nuvole giocavano a rincorrersi felici. Esisteva un tempo in cui anche a Taranto le greggi erano libere di pascolare banchettando serene e l'erba era verde e non rossa. Esisteva un tempo in cui i bambini non avevano paura di giocare all'aperto e dal cielo cadevano gocce d'acqua pulita, non pulviscolo nero, carbone.
Esisteva un tempo in cui Taranto era libera e i delfini felici intrecciavano amore sereno. Esisteva un tempo in cui a Taranto tutto questo era realtà e non tetrautopia. Grazie. Bene, è tutto. E allora, però posso dire un pugno, la mia generazione, quindi anche la tua, quella a Taranto non l'ha mai vista. Non l'ha mai vista? No. La mia non generazione. La deve mai vedere. Scusami, di che anno sei? Del 76. L'insediamento Ilva. Negli anni 60. Okay. E allora di conseguenza, okay. quella Taranto. Insomma, ci dobbiamo rassegnare. Giorno 30, l'abbiamo vista. Giorno 30. Né tu. Giorno bene. 30. Grazie agli amici. Quella Taranto non l'abbiamo grazie vista. Né io né tu. Grazie non l'abbiamo a Michele Di Fonso, grazie a Massimo Battista, grazie a Mimmo Cotugno, grazie a Vincenzo De Marco. Grazie agli amici presenti in tribunetta, questo è l'occhio di Abate, la democrazia allo stato puro. Questo programma è stato offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, Lido Conca del Sole, Confartigianato Taranto, Covertec SRL, Edil GS, Hotel Europa, Icea Noleggi, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar, Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Willa Puglia. Un sogno espresso. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, ho ripreso le trasmissioni su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale, al di là, al di sopra delle più rose aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Il regalo mio più grande.